Diciamo che siamo nei quartieri generali di Brooks Brothers a New York con Claudio Del Vecchio. E io comincio subito a chiedere a Claudio alcuni cenni su se stesso, da dove viene, da Agordo nel Veneto, lo so, però qualcosa di più, la sua vicenda personale. 36 anni che vivo a New York. Prima, Sono prima. prima, no, prima beh, sono cresciuto in Luxottica, la ditta fondata da mio padre, quindi quello che ho imparato, l'ho imparato nella specie, prima in fabbrica, poi negli uffici. Sempre avuto questa grande voglia di lavorare. E poi quando c'è stata l'opportunità di aprire il mercato dell'America, mi sono offerto per venire qua a 25 anni, e quindi per almeno far partire il business, quindi con l'idea di rimanere qua un anno o due, e poi invece sono 36 anni ormai che sono qua. 82. Era il 1982. Tu sei stato mandato qui per cominciare ad allargare la rete di vendita di Luxottica. Io non vorrei entrare in troppi dettagli, però mi piacerebbe che tu raccontassi quel periodo. Beh, è un periodo che poi ha Che sicuramente cosa voleva dire allora influenzato. entrare nel mondo del business americano per un italiano, Per un per italiano che un'azienda non parlava italiana? una parola d'inglese quando è venuto qua, diciamo, l'idea era appunto quella di avere un socio al 50% all'epoca, avevamo questa piccola distribuzione da mandare avanti, era il nostro distributore da qualche anno. C'erano due soci, uno di questi soci è uscito e quindi noi abbiamo rimpiazzato questo socio che è uscito. Quindi io e il figlio dell'altro socio, che erano venezuelani, quindi tutti e due non americani, siamo venuti qua insieme, perché il socio che è uscito è quello che effettivamente mandava avanti il business. Siamo venuti qua e lui parlava inglese, io no. Lui aveva studiato a New York almeno, aveva 25 anni che siamo venuti qua e abbiamo fatto un bel lavoro, perché alla fine quello che abbiamo preso era una ditta che cresceva 1-2% all'anno, e noi abbiamo praticamente quasi quadruplicato il business in 4 anni. E quindi questo è anche il motivo che poi alla fine è diventato molto exciting il processo, e quindi quello che doveva essere un anno o due poi sono diventati il resto della vita, almeno fino a questo momento. Questo è durato fino al 90, quindi 15 anni, fino al 97, di crescita molto veloce. Quali sono state le difficoltà che ti ricordi? E poi chiaramente invece ci sono tantissimi aspetti Parte il positivi. fatto che chiaramente, non parlando la lingua all'inizio, Sì, no, certo. forse quella è stata la difficoltà più grossa, Mi lascia perché un il po' difficile resto. immaginare, diciamo, sono un po' di anni fa, nell'82, che cosa, diciamo. Beh, chiaramente l'America era differente da oggi, Nuova York era molto differente da oggi, Infatti. e quindi, cioè, quello a cui, tante delle cose al quale ero abituato, poi non le ho trovate. Il mangiare si mangiava male, non c'erano. Anche facendo a casa da mangiare, mancavano gli ingredienti, e quindi per fare, quindi, cioè, mangiare, un grosso aggiustamento. Però il resto, insomma. E gli americani come vedevano gli italiani? C'era già. No, bene, nell'82 credo che, insomma, diciamo che eravamo pochi italiani nuovi nell'82, Certo. quindi l'impressione era un po' quella tradizionale del ristorante italiano, cioè alla fine i popolari, quelli che avevano i ristoranti italiani all'epoca, che non erano ristoranti italiani, ma proprio, cioè, Comunque fuori. era già un punto di forza per un business come il vostro, essere italiani per gli americani. Diciamo che nel Portare un business. racconto italiano dietro il prodotto era Sì, già beh, qualcosa perché di importante. erano gli anni quando cominciava, come l'occhiale cominciava a essere
un po' meno protesi, certo, e un po' più accessorio. E quindi cioè, siamo venuti qua al momento giusto, chiaramente. Fino a qualche anno prima, cioè, c'erano tre modelli di occhiali, metà li faceva l'American Optical, l'altra era Bausch & Lomb, e avevano praticamente il monopolio del mercato. E i colori erano tantissimi, erano nero, nero, nero negli occhiali, quindi... No, è bello raccontarlo questo, e vorrei anche far entrare chi ci vede, insomma, che cosa può voler dire per l'esperienza di tuo padre. È nato in una piccola bottega, no? Faceva, credo, se mi ricordo bene, occhiali, prima su ordinazione, poi è cresciuto, no? L'idea di il figlio che viene qui a New York e lancia poi quello che avete lanciato negli Stati Uniti, diciamo un'esperienza italiana straordinaria e ordinaria al tempo stesso, speriamo. Sì, no? Però diciamo la filosofia è sempre stata la stessa, quella di, certo, di aggiungere un pezzo all'integrazione verticale che avevamo cominciato. Mio padre aveva cominciato a fare attrezzature per l'industria dell'ottica, neanche chiari. Certo. E poi con queste attrezzature ha cominciato a fare parti, che poi qualcun altro assemblava. Poi abbiamo cominciato ad assemblare noi alcune di queste parti. Quindi Luxottic è nata nel 61. Dal 61 al 68 abbiamo continuato ad aggiungere a quello che facevamo. Nel 69 facevamo l'occhiale intero. E quindi mio padre si è, diciamo, messo da solo, perché fino a quel momento aveva dei soci, quindi lui fabbricava parti, attrezzature e parti per questa società, per questi soci, più che per la società. E anche gli occhiali, poi quando ho cominciato a fare, li facevamo e li vendeva, però non li vendevamo, non li vendeva questa società. Nel 69 mi pare diventa indipendente, comprando il resto della Luxottica, e quindi a quel punto abbiamo dovuto cominciare a venderci, no, gli occhiali. E, diciamo, un po' sapevamo già dove andavano, e quello è stato l'inizio. Quindi quelli che facevamo noi, che vendevano i nostri soci, noi sapevamo i clienti dei nostri soci, quindi è chiaro che i primi clienti dei quali siamo andati a provare a vendere, cioè, poi gli stessi occhiali che già facevamo per loro, sono stati i primi. Infatti l'America dove abbiamo spedito i primi occhiali noi, perché i clienti tradizionali erano qua. Poi abbiamo comprato nel 74, abbiamo comprato il primo distributore, il nostro distributore italiano. Quindi quello è stato il primo passo nella distribuzione, addirittura diretta poi all'ottico. E poi quello l'abbiamo portato chiaramente in giro per il mondo. Quando sono venuto a fare quello. Era un mercato fertile per quello, perché era venduto. Era una protesi prima, quindi era tutto venduto con un sistema come vendevano le medicine, che c'era l'importatore che vendeva al distributore, che vendeva al laboratorio, che vendeva poi non alla farmacia ma all'ottico. E quindi c'erano grossi processi. Noi siamo venuti e abbiamo tagliato un po' tutto, siamo diventati in un giorno l'importatore e il distributore, e quindi perché è quello che facevamo in Europa. Certo. E quindi abbiamo cominciato in quella maniera. Quindi abbiamo non solo portato la moda o il disegno, che sicuramente è stata una cosa importante, ma abbiamo anche cambiato la maniera di vendere gli occhiali in America. No. E quello è stato, diciamo, il grosso vantaggio nostro. Punto di forza. Gli americani, diciamo, hanno reagito molto lentamente, quindi ci hanno lasciato anche spazio, insomma, quindi siamo cresciuti molto molto velocemente. Noi abbiamo fatto un servizio al nostro cliente che non offriva nessuno all'epoca, certo, per prendere dalla fabbrica direttamente all'ottico, no? Quindi dei grossi vantaggi, anche a livello di, cioè, noi questi profitti di tutte queste parti che abbiamo eliminato, praticamente abbiamo reinvestiti nel servizio qua. E quindi ha creato veramente qualcosa che non era offerto prima, e il cliente ci ha sicuramente accolto a braccia aperte. Non occorreva neanche tanto dei geni, a dire la verità, quegli anni là bastava lavorare duro, capire, ascoltare il cliente,
riuscire, perché Lo dici con il senno di poi, però insomma immagino che non sia stato, diciamo, però una sorta c'era di... tanto Siete stati dei pionieri in qualche modo, sono no? stati Quindi pionieri, però c'era tanto entusiasmo. una visione. Poi diventa entusiasmante quando quello che fai funziona, Certo. no? E funziona addirittura di più di quello che pensavi. E quindi, l'idea iniziale di rimanere qua un po' di tempo poi tornare è andata via perché è diventato molto eccitante Rimanere. rimanere. Quindi. E sono rimasto in Luxottica per 15 anni praticamente in America. Nei 15 anni, poi in quei 15 anni abbiamo deciso di fare il passo in più dell'integrazione verticale acquistando. USU, che mi sa, alla fine il target era comprare la catena di ottiche LensCrafters, che era la catena più grossa di qualità in quel momento in America. E quindi questa acquisizione è stata fatta nel 95, dal 95 al 97 ho lavorato all'integrazione di questa catena in Luxottica e poi sono uscito da Luxottica. E hai un'altra bella storia da raccontare che riguarda invece il luogo dove siamo, Brooks Brothers Group. Ce la racconti com'è nata e poi Ecco, questo profondo legame anche con l'11 settembre. con l'acquisizione di USU, nella USU, la ditta USU, che aveva la LensCrafters, aveva tre business, questa era composta da tre business, una le scarpe, da questo il nome USU, ed erano più o meno un terzo, un terzo, un terzo come valori. Poi c'era la LensCrafters e poi c'era una catena di abbigliamento da donna. Di qualità medio-bassa, casual corner, però a livello di logistica forse quella che era più importante, perché erano 1200 Era negozi. diffusa. Questo andava molto male. Quindi per 2 anni abbiamo venduto le scarpe subito, nel business delle scarpe a un operatore delle scarpe. Stavamo già lavorando alla vendita durante l'acquisizione della USU, quindi quella è successa. Diciamo, 2 giorni dopo abbiamo comprato gli shoe, abbiamo venduto le scarpe, le shoes. E Casual Corner invece andava molto male, abbiamo trovato che mentre le Crafter andava meglio di quello che pensavamo, Casual Corner andava molto peggio di quello che pensavamo. Quindi per 2 anni abbiamo provato con l'aiuto di consultant, specializzati in quel settore, abbiamo provato a metterla a posto. Verso la fine del secondo anno sono entrato io per capire un po' più direttamente perché le cose non andavano bene. Però, quando Che anni dopo qualche era? mese che ero qua Era nel il 2000, 97, che anni era? 2017, dove sono? No, 1997. 97. Quindi ho cominciato a interessarmi a febbraio del 97, poi alla fine dell'anno, come famiglia, come Luxottica, abbiamo deciso di liquidare questo business perché non andava bene. Io in quel momento lì, era solo 8-9 mesi che ero in Casual Corner, però cominciavo a vedere forse delle cose che potevano succedere, che potevamo usare per mettere a posto questa ditta qua, anche se era difficile. Però non c'era più voglia in famiglia di provare ancora, avevamo messo diversi soldi in questo. E quindi l'alternativa era quella di comprarla io invece di liquidarla, e è quello che ho fatto. Quindi alla fine del 97 ho comprato chiaramente a prezzo da liquidazione, la Casual Corner, che poi abbiamo portato a parità nel 2000. Quindi siamo riusciti a salvare questa ditta, le persone che c'erano dentro. Però io la passione l'ho sempre avuta per Brooks Brothers, e anche avendo messo a posto la Casual Corner sapevo che Casual Corner probabilmente in futuro non ce l'aveva molto buona lo stesso, E da dove nasce la passione per Bruce Brothers? Ma non so, Bruce Da Prada, Agnelli. no, Agnelli ha creato quella curiosità
perché lui perché ancora indossava in Italia, le lui indossava camicie. le camicie di Blues Brothers, quindi io dico, quando ero in Italia ancora, diciamo, ma pensa questo, che può permettersi quello che vuole, che è italiano, sicuramente a livello di moda non siamo secondi a nessuno, quindi chissà come mai compra le camicie da questa Blues Brothers. Quindi quando sono venuto qua nell'82, uno dei primi negozi, non so se è stato il primo, ma sicuramente uno dei primi negozi che ho visitato è stato Blues Brothers, e mi sono un po' appassionato a questo brand. E diciamo che quando ero in Luxottica non potevo comprare tutto da Blues Brothers, perché avevamo rapporti con i vari designer in Luxottica, quindi alla fine devi essere un po' furbo. Non puoi andare a un meeting con Armani vestito non Armani o altri designer, quindi non era l'unica cosa che compravo, però per il weekend e quando, insomma, quando c'erano molte cose che mi piacevano, Blues Brothers che compravo. E quindi sono andato, era il posto dove mi piaceva andare. E poi quando abbiamo messo a posto la... Contemporaneamente, quando sono riuscito a mettere a posto la Casual Corner, per crescere, perché abbiamo costruito praticamente una logistica, un altro punto, costruire una nuova logistica per poter supportare il business in 1200 negozi, io mi sono accorto che alla fine non volevo investire ancora in Casual Corner, perché secondo me dove erano i negozi non erano posti giusti, ci volevano altri 10 anni per metterla a posto, e se mi arriva una crisi in questi 10 anni torniamo a provare i problemi di prima. Quindi se vogliamo investire, voglio investire in un business che secondo me è qua. E quindi guardavo un po' da cliente quello che stavo succedendo in Blues Brothers, e mi è sembrato che c'era l'opportunità di vedere. All'epoca Blues Brothers era di proprietà di Marks & Spencer, quindi non si sapevano bene i numeri, però guardando da cliente il negozio mi sembrava che non c'era sto grosso interesse sulla catena, cioè cominciavano a esserci cose che non mi piacevano, stava cambiando un po' il brand. E quindi sono andato da Blues Brothers, sono andato a Marks & Spencer, e fra l'altro con questa passione io avevo già preso la licenza di Blues Brothers per gli occhiali. Ero riuscito a convincere già loro a darmi la licenza per gli occhiali, la prima licenza a quell'epoca di 180 passanti di Blues Brothers. E quindi avevo cominciato a conoscere Blues Brothers anche un po' da dentro, dagli uffici, perché visitando per le licenze, per cose, quindi conoscevo il presidente. Quindi sono andato a Marks & Spencer e gli ho detto, secondo me se mettiamo insieme le due dita, abbiamo i sistemi, abbiamo la logistica, possiamo creare qualcosa di più grande in società, no. Però loro subito mi hanno detto di no, però un anno dopo hanno deciso di mettere la ditta in vendita, e quindi noi siamo entrati nel processo dell'asta, questo processo d'asta che avevano fatto partire. E forse non sarebbe successo niente se il mondo fosse rimasto uguale, però è arrivato l'11 settembre, in mezzo a questo processo, e la maggior parte delle altre ditte che erano interessate alla Blues Brothers praticamente si sono autoeliminate dall'asta. E quindi io, pur sapendo che si comprava una ditta di New York in un momento dove la gente pensava che New York ormai non sarebbe più ricresciuta, con un po' di pazzia e un po' di passione sono rimasto interessato a Blues Brothers, e alla fine un paio di mesi dopo l'11 settembre abbiamo acquistato la Blues Brothers. E l'11 settembre del 2002 tu hai aperto il primo negozio proprio a ridosso. Diciamo, era un negozio che esisteva già, sì, lo che so. Abbiamo dovuto chiudere perché è crollata la torre nel negozio praticamente, quasi. Io abitavo lì vicino e quindi ho seguito, insomma, lo ricordo benissimo che cosa sì, c'era. Per principio, anche perché non è che la gente un anno dopo fosse tornata a abitare là, ancora non era molto abitabile, io ho riaperto il negozio identico come era prima, proprio per principio. E ha lanciato anche un grande messaggio, secondo me, no? Sì, volevo dare un messaggio sia alla ditta, sia ai clienti e sia a chi ha tirato giù le torri. No, quindi mi sembrava una cosa appropriata da fare. Insomma, quello è stato uno dei primi progetti. Il primo progetto è stato quello di riguardare tutto il prodotto, sinceramente. Nei primi 2 mesi,
quando sono entrato qua. È un marchio che rappresentava l'America, importantissimo, perché sappiamo tutti che ha vestito veste ancora i presidenti degli Stati Uniti d'America. Era il marchio più vecchio in America. Era il marchio più antico, il marchio con cui diciamo, gli americani fanno riferimento nelle occasioni importanti, eccetera. Però un'istituzione americana. Claudio, cosa hai visto in quel marchio, in quel momento? Oltre alla storia e al fascino, chiaramente. Attraverso Casual Corner ho imparato un po' a fare prodotto. In Casual Corner, per farlo bene a costi bassi, non era facile, quindi abbiamo imparato tante cose. Abbiamo guardato come si può produrre la roba, dove farla produrre, tutta la catena del trasporto, della roba, le tempistiche. E secondo me, guardando il prodotto di Bruce Prada, guardando la qualità che c'è in quel momento nei negozi, guardando i prezzi ai quali vendevano questo, io ho visto l'opportunità che si poteva migliorare molte cose, sia a livello di qualità, sia a livello di valore per il cliente, di presentazione. E quindi io ho visto, la prima valutazione è stata una valutazione di business più che di cuore, certo. No? C'è un po' di stomaco, perché chiaramente dopo l'11 settembre bisognava credere che New York non si sarebbe svuotata, perché in quel momento specialmente New York era la maggior parte del business di Bruce Prada ancora. Sicuramente era la percentuale più alta, era meno del 50%, però poi la gente abitava, chi lavorava proprio per Prada abitava qua, quindi doveva credere che New York avrebbe continuato. Quindi là un po' era una questione di stomaco, quello che certo. Si leggeva che giorni là saremmo andati via tutti. Io credo che abbiamo in 2 mesi cambiato quasi il 100% del prodotto. Abbiamo riguardato tutti i venditori, la qualità del prodotto, il sourcing, dove compravamo, cosa compravamo, abbiamo riguardato tutto. E avete puntato molto sul rapporto con i vostri clienti, no? Vedo un rapporto. Sì, abbiamo tornati un po' a fare quello che faceva Bruce Prada all'inizio, quindi più partnership dal punto di vista della costruzione del materiale. Quindi chiaramente io avendo un po' un background italiano, poi alla fine siamo andati a bussare molte porte in Italia. Perché come hai fatto a trovare questo balance fra tradizione e poi, come io so che avete spostato anche delle competenze in Italia, no? Per quanto riguarda la parte tecnica, beh, l'America di quegli anni là stava perdendo, aveva perso ormai le competenze, no? Si stava spostando molto in Asia. A livello di costruzione l'Asia non era ancora pronta, era all'inizio nel servire l'America, quindi Cina più che l'Asia. E quindi il livello di qualità o il livello di relazioni non erano ancora molto importanti. C'era molto movimento, era poi un movimento a livello di consumer anche. Di consumatore, perché l'America, specialmente poi l'America cliente di Bruce Prada, si stava trasformando mentre prima uno andava a lavorare in giacca e cravatta, prima loro di quello anche in cappello quando usciva, i capelli ormai non c'erano più nell'82 o sicuramente in maniera molto ridotta. In quegli anni là, nell'82, era già cominciato il processo delle .com, quindi la gente che cominciava a investire nel digital, quelle erano persone che non andavano a lavorare in giacca e cravatta, e quindi c'era questo grosso movimento verso la gente ha cominciato ad andare a lavorare in maniera più casual. All'epoca era un business casual, in città, fuori dalla città era già molto più casual. E quindi chiaramente Bruce Prada, che era un po' il leader di tutto quello che era il formale per andare a lavorare, ha dovuto riaggiustare un po' il tiro. Però io l'ho vista come un'opportunità, mentre Marks & Spencer l'aveva vista come un problema. Io l'ho vista un po' come un'opportunità, perché alla fine Bruce Prada faceva lo sportswear bellissimo,
l'aveva inventato in molti casi, cioè, quello che erano poi le basi del business casual, il blazer, il chino, la camicia button down, erano tutte invenzioni di Bruce Prada. Quindi dico, cioè, se il mondo va in quella direzione, è una direzione che abbiamo inventato noi quella, e quindi cioè, noi prima l'abbiamo inventata per offrire un'opportunità a livello di sportswear, quindi chi andava a lavorare in giacca e cravatta durante la settimana, il weekend lo spendeva al country club, quindi certo. Noi ci servivamo anche per quello. Poi quello è un abbigliamento che poi è diventato più 7 giorni nella settimana, quindi dico, noi lo sapevamo già fare prima, quindi non dovevamo aver paura di questo. Secondo me invece era un'occasione. Era un'opportunità, cosa che era chiaramente in contrasto con quello che credeva Marks & Spencer. Quindi Marks & Spencer aveva preso un'attitudine molto difensiva al business, cercato di ricostruire, non andava più a intervistare i propri clienti, ma andava a intervistare i clienti di catene o di concorrenti di Bruce Prada, che all'epoca forse ci credevano di più a questa nuova maniera di servire il cliente. Quindi è diventata un'opportunità per me, perché loro poi alla fine non erano riusciti a farlo bene. Ma è vero che compri, credo, più del 90% di materiale in Italia? Diciamo, se guarda materie prime, no. La maggior parte senz'altro, cioè, se guardano tutti gli abiti, anche quello che noi facciamo nelle nostre fabbriche, i materiali vengono quasi tutti dall'Italia o dall'Europa. Poco dall'Asia, anche se molta roba poi alla fine viene finita in Asia, in qualche caso. Ci sono delle categorie che siamo obbligati a comprare in Asia, ma fra l'altro l'Asia dal 97 quando ho cominciato oggi, anche la stessa Cina ha dovuto adeguarsi alla qualità che viene dall'Asia oggi. Non è inferiore a quella europea. È chiaro che non su tutte le categorie, però diciamo facciamo meno in Asia oggi di quello che facevamo anche 7-8 anni fa, no, perché alla fine credo che l'Europa stia tornando anche un po' più concorrenziale. Il problema che avevamo noi grosso è che dall'America erano già scappati tutti quelli produttori e dall'Europa stavano scappando. Quando volevamo comprare di più dall'Europa, l'Europa ha cominciato a produrre di meno, no? Ha preso paura anche loro di questa onda orientale nella produzione. Tanti italiani hanno venduto o hanno investito in Cina o in altri paesi dell'Asia. E quindi è diventato, diciamo, non facile riuscire a comprare quello che abbiamo bisogno noi in Europa. Per fortuna ultimamente negli ultimi 5-6 anni il costo della produzione in Cina è aumentato molto, perché le paghe si stanno adeguando un po', a livello globale, quindi grossi aumenti di in Cina specialmente, e invece di spostare come stanno facendo tanti poi dalla Cina, non so, al Cambogia, al Bangladesh, dove secondo noi non c'è la qualità, ma soprattutto la maniera con la quale questi operai vengono trattati non è sicuramente sostenibile. Certo, lo sappiamo. No, cioè, secondo me siamo ancora a livelli, cioè io non voglio lavorare con gente che tratta la gente così, e quindi ha aperto di nuovo molte porte all'Italia, e c'è gente che in Italia oggi che sta reinvestendo, chi non è uscito o anche chi magari ha cominciato a uscire sta reinvestendo in Italia. Oggi credo ci sono delle realtà in Italia fantastiche. Ormai le stoffe le compriamo tutte in Italia, anche a livello di filati, anche la produzione nella maglieria, mentre erano tutte scappate in Europa, oggi stanno tornando, chiaramente con l'uso e con l'ingresso dell'uso di tecnologie nuove, il costo del lavoro si sta pareggiando un po' di più con quello dell'Asia, e diciamo in Italia sicuramente, ma anche in qualche altro paese europeo, c'è molta più flessibilità, no? C'è rimasta la flessibilità di prima con la tecnologia di oggi, quindi gli italiani oggi cominciano sono tornati a essere un'opportunità grossa per noi dal punto di vista del sourcing, quindi
chiaramente è un'opportunità che noi siamo ben contenti di poter... Nonostante questi 35 anni, 35 no? anni 36 americani, qua. 36, mm-hmm. tu diciamo, non hai perso i contatti con l'Italia, l'Italia ti... No. Io sono... Anche con, e sei anche attento, insomma, in qualche modo, alla, alla realtà industriale Ma italiana. Io mi sono sempre sentito italiano, non mi sono mai sentito americano, mi sono sentito mm-hmm. un italiano trattato molto bene in America. Quindi, però italiano, non mi sono mai fatto il passaporto, no, anche se oggi diciamo, dicono tutti che sarebbe molto più pratico. Però, sì, lo dicono, non lo so, però io... Io ancora non ho sto grosso bisogno, adesso con la, ci sono maniere molto più semplici di entrare, quando si passa la dogana ormai con Global Entry, certo. È qua, quasi facile come essere un americano, quindi diciamo... Non c'è proprio la, né la voglia né nel bisogno oggi, secondo me, di poi ci sono quelli che dicono che potrebbero cambiare le regole per i non americani. Io non credo che alla fine, con quello che Claudio Alvecchi ha pagato di tasse o ha contribuito all'economia di questo paese, che ci sia questo grosso interesse a cambiare le regole per me. Poi se qualcuno è entrato qua illegalmente, io ho fatto tutto legalmente, anche con questi altri, quindi... Mi sento trattato bene. Ti senti trattato bene? E penso che sarò trattato bene anche in futuro. Senti, no, io ti volevo chiedere, vista da qui l'Italia di oggi, l'Italia delle aziende familiari, quali sono secondo te, continuano con l'essere i punti di forza di questa Italia, invece quali sono le debolezze? Sono molti che stanno puntando sull'internazionalizzazione, alcuni vanno avanti, altri fanno degli errori. Come la vedi tu da qui, da lontano, e qualche volta da vicino, visto che vai spesso in Italia? Perché hai parlato di belle realtà italiane. Sono bellissime realtà italiane, però è un po' di pena, che credo che tutti i casi siano diversi. No? C'è l'imprenditore italiano che è prima generazione, che è forse quello che fa più fatica, però... Diciamo, fa più fatica a pensare che la ditta possa essere in mano a qualcun altro che non sia della famiglia. E quello appunto, sì. E quindi forse lì ancora. Però, diciamo, delle grosse ditte italiane cominciano ad essercene, cioè, i fondatori, non ce n'è più tanti che sono ancora il fondatore, mio padre è uno di quelli. Però mio padre è stato uno di quelli che ha detto che se troviamo il manager giusto, è giusto che siano loro a mandare avanti. No? No, la famiglia non è la priorità, cioè la famiglia è la priorità come azionisti, ma non come management. No? E alla fine io credo in Italia si sta imparando che ogni ditta ha una ragione sociale anche di esistere e che quindi la cosa più importante sia il bene della ditta, non il bene della famiglia di cui che ha la ditta, no? Perché alla fine i beneficiari sono tutti, che poi quando succede che le cose vanno bene, anche il fondatore chiaramente ha al suo, è sicuramente probabilmente il vantaggio più grosso, quindi credo che sia nell'interesse di tutti essere capaci di mettere a mandare avanti queste ditte le persone più qualificate e quindi cercando un po' di staccare quello appunto che è la proprietà dal management. Questo per quanto sta succedendo sempre di più in Italia, però mi sembra, perché diciamo la seconda generazione, la terza generazione oggi hanno imparato, sono già cresciuti insieme a dirigenti di cui hanno rispetto. E nel momento in cui decidono di internazionalizzarsi, cioè di uscire fuori, e molte lo devono fare perché l'Italia insomma sta un po' stretta, ecco. Beh, che il mondo ormai non sia più paese, l'hanno capito tutti. E quanto secondo te? E poi te diventa lo... poi uno dei motivi importanti per la quale alla fine ci bisogna. Perché sono esperienze nuove che tanti fanno e quindi
è lì dove sono successi tanti dei problemi in un passato anche non tanto lontano, con qualche ditta dove hanno capito che bisognava internalizzare ma non avevano la capacità di internazionalizzare, quindi non avendo fiducia nei manager esterni, gente che sapesse farlo, non l'hanno fatto bene. E non facendolo bene, chiaramente qualche ditta si è trovata con qualche problema di più di quelle che pensavano di dover avere. Però, insomma, in questo caso quale pensi che sia il ruolo delle istituzioni in Italia? Secondo te, anche perché insieme all'internazionalizzazione delle nostre aziende si porta l'immagine del nostro paese, no? È importante secondo te, non sto parlando di aiuti, sto parlando di un contesto per cui poi ci si muove anche in qualche modo come sistema, portando... Sì, questa è un po' una cosa internazionale, non credo che l'Italia sia... Sì, no, lo so, come si comporta però il nostro paese secondo... Non credo che l'Italia sia tanto meglio, tanto peggio della media dei paesi industrializzati nel mondo. È chiaro che in questo momento, dove c'è un po' più di confusione a livello politico, forse c'è meno attenzione, cosa che di nuovo che non è esclusiva dell'Italia in questo momento, ma comunque c'è sicuramente un po' meno attenzione a quello che sono i bisogni nell'internalizzazione, ma anche a livello dei rapporti interni, cioè le regole che chi oggi deve seguire se lavora in Italia qualche volta sicuramente non sono d'aiuto alla flessibilità di cui c'è bisogno, alla tempistica di cui c'è bisogno, però diciamo l'Italia alla fine non credo che sia peggio di altri paesi, è chiaro. No, infatti che non... bisogna avere un po' di fiducia, diciamo noi non abbiamo mai cercato aiuto in Italia e quindi... Però continua un po' con la essere un paese che sa raccontare bene Veneti, se stessa, no? Siamo un po' famosi noi come Veneti in questo, no? Quindi abbiamo sempre fatto tutto senza aspettarci niente. Ci sono altri che magari invece aspettano e quelli sicuramente in Italia, come anche in altri paesi, sicuramente è più difficile. Cioè, sicuramente è più difficile, ma in Italia se vuoi fare, secondo me le opportunità ci sono, anzi, però bisogna lavorare duro, bisogna non aspettare gli altri. Stiamo raccontando, cioè come lo raccontiamo a quest'Italia secondo te fuori all'estero, in particolare negli Stati Uniti, come sappiamo diciamo utilizzare questo amore che degli americani poi nei confronti dell'Italia? Lo sappiamo fare. Evidentemente lo stiamo facendo, perché se andiamo a vedere i manager di grosse corporazioni ormai in giro per il mondo, tanti sono italiani, certo. E non sono italo-americani, terza generazione di francese. Lo stiamo facendo in questo modo. Lo stiamo facendo con prime generazioni di gente che è cresciuta, che ha studiato in Italia, e che si è fatta le prime esperienze in Italia o che il giorno dopo che si è laureata ha preso... comprato il biglietto, è andata da qualche parte, ma non ha cominciato da dirigente, chiaramente ha cominciato a livello basso. C'è stato un momento che sicuramente non è che ci fossero grosse opportunità in Italia, però in questo momento, anche perché c'è questa apertura dalle seconde e terze generazioni, c'è bisogno in Italia di manager, e quindi qualcuno rimane là, fa bene. Qualcuno va a farsi l'esperienza all'estero, ritorna in Italia, qualcuno è rimasto all'estero, tanti rimangono all'estero oggi perché le opportunità ci sono. Se andiamo a vedere grosse ditte americane, ci sono italiani, se andiamo a vedere i grossi gruppi francesi della moda, quasi tutti i manager delle filiali che hanno italiane, cioè acquisizioni fatte in Italia o marchi loro propri o acquisizioni fatte in altri paesi, c'è l'italiano. Cioè, anche in Inghilterra, Burberry, cioè, Tiffany, nella moda gli italiani hanno sicuramente il più grosso share di management, e quindi tutto questo sicuramente porta un vantaggio all'immagine dell'Italia, no? Quando si parla d'Italia, oggi non si parla più dell'Italia come nell'82 quando sono venuto qua, che
cioè, era il ristorante italiano, certo. o quello che si vedeva purtroppo nei film dell'epoca, no? Quindi l'immagine è un buon punto, bisognerebbe probabilmente fare in modo che, di utilizzarla un po' di più questo diciamo, c'è chi, ci sono le ditte furbe che lo stanno facendo. È un paese in crisi come l'Italia, con tutte le risorse che ha a livello... Diciamo che io sono convinto che se in America oggi fosse più facile prendere un visto per venire a lavorare qua, perché forse il problema più grosso oggi è quello, certo. perché si muove, ci sarebbero molti più italiani in posizioni molto alte. Cioè, c'è proprio richiesta di oggi di cervelli italiani, sia a livello, cioè noi lo vediamo, quelli che riusciamo a portare qua, a livello di ricerca, anche a livello di ricerca, ci sono sicuramente grossi ricercatori in America, però in ogni laboratorio importante qua c'è, a livello fra l'altro alto di manager, ricercatori che sono partiti dall'Italia, che sono venuti qua cercando un lavoro e sono diventati manager dei posti nel quale sono venuti a lavorare, cioè sono cresciuti in un contesto competitivo meglio di gente locale, che quindi poi attraggono, sono quelli che assumono le nuove generazioni che entrano in laboratorio e chiaramente si assumono, abbiamo questo vantaggio qua, perché alla fine un po' viene da là, no? Quindi il manager italiano poi si assume il manager italiano se può. No, noi abbiamo, a che livello di immagine oggi non credo, cioè, sicuramente non è più ora di fare le vittime su quello che gli americani o gli altri pensano degli italiani. Cioè, noi qua veniamo, apriamo anche business importanti o portiamo qua filiali di business importanti. E poi da qua quei manager che mandiamo rimangono qua lavorando, che lavorano, certo, in ditte americane o si fanno la loro ditta qua. Quindi diciamo l'Italia, io vedo, cioè non mi sembra, ma c'è proprio un mondo completamente differente da quello che era nell'82. Oggi gli italiani sono considerati, non sono solo accettati, ma sono considerati al top di quello che c'è a disposizione del management. Senti, come mai avete deciso di cominciare le celebrazioni del vostro 200° anniversario a Firenze? Un po' di cose che si sono incrociate, le stelle si sono un po' messe in quello. C'è una scelta, non sono solo stelle. No, perché il fatto che sono italiano chiaramente mi faceva vedere, cioè, sicuramente mi fa apprezzare Firenze come polo, come città, simbolo di arte, di storia, e poi il fatto che a Firenze Pitti ci abbia invitato all'inizio dell'anno, cioè in un anno di celebrazioni, sono partire un giorno e finire un giorno, no? Il fatto che Pitti è in gennaio, almeno quell'edizione alla quale ci hanno invitato, che ci abbiano invitato loro per così celebrare anche loro la Brooks Brothers, quindi ci siamo sentiti molto orgogliosi e onorati di questo. Fatto che sono italiano ha tolto tutti i dubbi che c'erano. È stato un bel momento a livello tuo personale, ma anche di comunicazione, no? Credo, perché è stato un bel momento per Brooks Brothers, perché infatti. E chiaramente lo fa, era anche, cioè, volendo creare un momento di celebrazione internazionale, era più facile fare quello a Firenze durante Pitti, che ha praticamente tutta la stampa mondiale del fashion, sicuramente dell'uomo presente là, più che qualsiasi altra opportunità in America. In America non c'è un Pitti dove tutta la stampa mondiale viene a vedere, ci sono le varie fiere, ma è più una roba commerciale, non è. Lì invece viene celebrata due volte all'anno, sempre la storia del fashion, cioè c'è veramente gente che ha passione, che ci hanno poi offerto la possibilità di fare questo a Palazzo Vecchio. Certo. La sala dei 500, cioè era difficile dire di no, insomma. Quindi tutte queste cose messe insieme, la decisione è stata una decisione facile, diciamo. La cosa più difficile per noi era il nostro lavoro interno, perché partire con le prime cose con un team americano e andare là non era sicuramente semplice, però per il resto è diventato tutto più facile. Bello.
No, ma poi è venuto benissimo, è stata veramente una serata eccezionale e ci ha un po' inorgoglito tutti quanti qua, quindi poi ci ha dato anche lo sprono per continuare il resto dell'anno, per continuare a celebrare. Avete celebrato in tutto il mondo, Noi abbiamo no? fatto. Quanti, cioè, quanti punti vendita in tutto il mondo E avete? ci sono 600 punti vendita. Un po' ovunque. Sì, di cui diciamo circa la metà in America e la metà fuori, ma in 40 paesi. Quindi avrai viaggiato Avrai, un anno di viaggi. avrai, avrai e avrò viaggiato molto. Ma insomma, poi noi lo facciamo in maniera un po' differente da tanti altri, in realtà tanti altri vanno all'estero facendo licenze, dando contratti di licenza con gente, noi siamo praticamente direttamente tracciato il Presente. manager. In quasi tutti i paesi del mondo, quindi Beh, questa cioè è non è una che non vado scelta a che aiuta a visitarlo, mantenere l'identità, no? se non vado a vedere, non vado a vedere un distributore o un Certo. licenziatario, vado a vedere cosa si può fare, come si può fare meglio, Ti voglio parlare con te un'ultima cosa di una cosa completamente diversa. Oggi siamo passati per il negozio, puoi chiamarlo negozio, insomma, è un grandissimo negozio, e ho visto che state aprendo un caffè, credo già l'avete già cominciato a fare, se non sbaglio, in altri negozi. Però prima di questo, tu hai un'esperienza, diciamo, mi risulta che hai aperto anche un ristorante da Connecticut, è vero? Come nasce la prima e poi chiaramente questo. Beh, il primo ristorante in Connecticut, quando nel 97 ho preso la Casual Corner. La Casual Corner era basata in Connecticut, a nord di Hartford. E il problema che ho trovato nel 97 era lo stesso problema che ho trovato nel 82 a New York, cioè non si riusciva a Chiaramente. mangiare, non c'erano ristoranti buoni. E quindi poi con l'arrivo di qualche altro italiano che aveva gli stessi problemi nostri, alla fine abbiamo buttato là e detto ma ci toccherà farcelo noi il ristorante. E una settimana dopo l'11 settembre abbiamo aperto questo ristorante che Come si chiaramente chiama? si chiamava Si chiamava? Spris. Spris, che era un ristorante trevisano, quindi Cucina trevisana. cugina trevisana, veneta. Ma tu hai un'origine, sbaglio, un'origine anche pugliese in famiglia? A mio padre è di origine pugliese, lui è nato a Milano, però i suoi Vedi che sette mi ricordavo. fratelli erano nati in Puglia, a Trani. Però mio padre è nato a Milano, cresciuto a Milano, poi è spostato in Trentino. E la passione, perché per fare la prima esperienza chiaramente ci vuole anche una passione per la cucina e la ristorazione. Beh, Da dove viene? mia mamma, la famiglia di mia mamma aveva un albergo, un Ah, piccolo vedi. alberghetto a Pievetesino, in Valsugana. E quindi io sono cresciuto là. E quindi andavo a trovare i nonni, mia nonna era la cuoca in cucina nell'albergo, io andavo a aiutare a servire, però insomma, mia mamma è cresciuta di fianco a sua madre. E quindi ha imparato a far da mangiare da Dio, e quindi io ho sempre mangiato Sai bene. E cucinare? quando non c'era da mangiare bene, ho sempre avuto qualche Ma sai problema. cucinare? Curiosità? Io so, sì, so cucinare, mi piace cucinare. Bello. E quindi poi hanno chiuso l'albergo qua, però mi è sempre rimasta questa passione. Mi piaceva lavorare al bar, davanti al bancone, e rubavo i biscotti al nonno, aiutavo a servire a tavola. Quindi mi è rimasta sempre questa passione del mangiare, ma anche diciamo, del servizio, dell'ospitalità. E quindi quando ho avuto questa occasione abbiamo aperto questo ristorante che poi ha perso soldi per 9 anni, dei 10 anni che l'abbiamo tenuto, perché abbiamo aperto in un posto che si doveva sviluppare, quindi con appartamenti, con altri uffici. È venuto l'11 settembre, si è Anche lì. bloccato tutto. Poi è venuta la crisi qualche anno dopo e quindi non è ripartito niente, quindi ci siamo trovati praticamente un ristorante bellissimo dove si mangiava bene, dove tanta gente veniva, ma non abbastanza da giustificare. Poi io sono andato via, quando abbiamo comprato la Blues Brothers, poi dopo qualche anno abbiamo
ho venduta io la Casual Con, certo. Quindi quando è successo quello abbiamo ottenuto la quota, era uno degli uffici di Bruce Brother, nel vecchio ufficio di Casual Con, però la Casual Con poi è stata eventualmente liquidata da chi l'ha comprata e quindi si è un po' svuotato un po', abbiamo avuto meno ragione di essere lassù. Io ho lavorato più da questo ufficio di New York e quindi io non lo utilizzavo più. Gli soci che avevo anche non ho più là e quindi alla fine invece... E adesso invece in qualche modo ricominci questa esperienza, differente chiaramente, però... È differente perché io penso che oggi che il cliente ha opportunità differenti per comprare le cose, chiaramente l'online, tutto quello che è e-commerce influenza molto la maniera nella quale la gente compra la roba. Certo. E l'abbigliamento, compreso l'abbigliamento, per farli venire in negozio. Non è che noi siamo contro l'online, cioè noi siamo, we fully embrace l'online, certo. Perché chiaramente noi dobbiamo servire il cliente nella maniera normale che il cliente vuole comprare, dandogli il prodotto che vogliono comprare, il prezzo che vogliono pagare, cioè tutto quello che è. E quindi noi dobbiamo creare un'integrazione fra il negozio e il co. Però il negozio è sempre, rimane l'opportunità nostra più importante di far vedere noi che abbiamo qualità, certo. La qualità del prodotto, perché in una fotografia online puoi comprare tutto, però è difficile far capire, perché non puoi toccare il prodotto. E quindi creare un'opportunità in più per portare la gente nel negozio, anche se poi non compra nel negozio. Magari però magari compra online. Però magari viene qua, puoi toccare, certo. E quindi bisogna creare nel negozio un momento di più, un po' più di esperienza, dare una ragione in più, come si dice, global, è un po' come ritornare dal globale al locale, no? Ti riporto attraverso un'esperienza dentro il luogo. Sì, quindi è molto più esperienziale. Diventa un'esperienza nel negozio, e quindi sì. Anche il menù non ce lo vuoi. come pensi che funzioni? No, beh, diciamo, ci metterà qualcosa di tuo? Qua sarà, no. Visto che è un'esperienza, no, di menù, tuo, non è che... Il menù è un menù molto piccolo perché è praticamente un bar, coffee bar specialmente, poi avremo chiaramente le tartine, faremo dei sandwich, faremo, poi vediamo insomma La cucina non è stata costruita per poter fare molte cose, anche perché insomma, la logistica del building non è che ce lo permetteva. Quindi, però è il secondo che apriamo a New York, questo qui è un'area un po' più grande, poi è nel flagship nostro principale, certo. Quindi vedremo un po', credo. Cioè, diciamo, questo abbiamo aperto oggi, molto soft, no, senza nessuna pubblicità. Abbiamo aperto solo due finestre che sono sempre rimaste chiuse da 100 anni di fianco e quindi oggi chi cammina vede anche il negozio da là, che era parte, che faceva un po' parte poi anche di quello che volevamo fare, aprire un po' di più il negozio, perché noi abbiamo così vicino alla stazione centrale, qua abbiamo molto traffico, però certo. È un traffico che non guarda nel negozio, quasi non ci vede. Si corre, certo. Quindi questa è un'opportunità. Speriamo di far ripensare. Tu hai parlato dell'online, vendita online, ho visto che siete cresciuti in maniera, diciamo, un bel modo anche L'abbiamo fatto bene in America per il momento, adesso dobbiamo fare meglio all'estero, perché diciamo, noi spediamo dall'America in tutto il mondo, ma non è la maniera più giusta per farlo. Alla fine il cliente... Anche sui social state lavorando in maniera social, molto bella. Social è la nuova maniera di far marketing, anche perché il cliente oggi i messaggi che riceve li riceve dai propri peer, dagli altri clienti. No? L'altro cliente è più... Cioè, oggi la gente non guarda i giornali per decidere cosa comprare. Sente quello che dicono gli amici, sente quello che dicono gli altri consumatori, anche se non li conoscono. Ci sono gli influencer che vengono seguiti, no? Quindi noi dobbiamo imparare a parlare anche noi quella lingua lì. No? Quindi non siamo lì per influenzare, ma almeno per dare un forum per i clienti per poter concentrare, quindi uno che viene su... Non è importante il post di Bruce Brother,
è più importante i commenti che poi vengono fatti sul posto di Brusprado, perché i commenti sono fatti non a noi, qualcuno anche a noi, ma tanti sono commenti del cliente che vengono letti da altri clienti. E quindi, ottima domanda, vorrei ritornare su una cosa che hai detto prima che mi ha colpito e mi colpisce sempre quando lo dici. Quando tu dici "io sono italiano", rimango profondamente italiano, e ricordo anche la tua emozione quando sei stato nominato Cavaliere del Lavoro, no? Pochi anni fa. Mm-hmm. Perché? Perché è importante sentirti profondamente italiano, nonostante tu sei in un contesto, diciamo, azienda americana, sei... Ma non credo che sia una cosa importante, è come mi sento. Ti viene. Mi viene così. No, non lo faccio apposta, no? Cioè, così mi sento così. Diciamo, cioè... Risponderesti anche a una chiamata del tuo paese, proprio come italiano, come... Dipende. Se è interessante, sì. Cioè, sono due cose che non si mescolano, non si sono qua. Perché la mia opportunità di lavoro è qua, certo. E mi piace. Se mi offrissero un'opportunità che mi piace in Italia, ma sinceramente sono due cose separate, se me lo offrissero in Danimarca, vado in Danimarca. Cioè, il piacere lavorare non è la conseguenza di essere italiano, no? Cioè, o di come mi sento italiano io. Quindi il tuo lavoro, cioè, io ho imparato a girare io da quando... Prima dell'82 io sono stato in Germania per un anno. Sono stato io ho fatto la scuola, io ho fatto il liceo in tre scuole differenti, ho fatto 5 anni in tre scuole differenti. Non mi sono mai, diciamo, cioè non ho mai guardato al posto dove studio, dove lavoro, come mi sono adeguato a questo. Sono venuto qua, non potevo mangiare. Mi mettevano la scatola con i pelati e la pasta nei container che mi mandavano gli occhiali. Alla fine, certo. non si trovavano gli ingredienti qua. Te la sei portata qui l'Italia. Quindi me la portavo. Quindi si trova la maniera, ci si trova la maniera. Ho fatto il ristorante per mangiare cose che non, in maniera un po' differente da quella che potevo fare a casa. Quindi, cioè, uno si adegua, uno se la fa la propria Italia. Beh, penso che ci siamo... detti tanto. Grazie. Grazie a te.